Io ricordo ancora, come fosse adesso la mia età di circa 6-7 anni, di aver visto in un paesino di montagna un signore anziano che con quattro rami, un raschiatore e un succhiello, in poche ore ha fatto quattro sedie per mia nonna. Questo ha cambiato letteralmente la mia vita. L'ho osservato, sono rimasto estasiato da questo e di lì ho cominciato a dare forma ai miei pensieri. Martin conosce le venature del legno, sa come farle accoppiare, sa come dominare la materia prima. E quindi per questo forse questa capacità di poter utilizzare le materie prime e realizzare le idee che le passavano nella testa è stato un matrimonio, direi, più unico che raro. Io ho visto una persona che forse era un designer senza saperlo di quei tempi, era una persona che faceva, disegnava, costruiva l'utilità, quindi costruiva una funzione. E questo è, secondo me, è la cosa più bella che si possa essere. All'epoca di Martin invece si lavorava già con il pensiero tridimensionale e poi si faceva la fatica di creare l'oggetto tridimensionale. Oggi invece siamo piatti all'idea di idee, ma abbiamo i mezzi che ci aiutano a fare la tridimensionalità. Io penso in tre dimensioni, per cui i miei modelli li chiamo pensieri tridimensionali. Io penso solo in tre dimensioni. Il fatto che io disegni lo faccio per ricordarmi. Personaggio come Martin, se io lo potessi trasportare e rendere giovane oggi, con le idee che lui ha sempre avuto di evoluzione, eccetera, sarebbe un bravo produttore di oggetti d'arte automobilistica per i cultori dell'auto. In quegli anni alla Pininfarina lei ha disegnato una serie di vetture, di prototipi, di ricerca molto diversi l'uno dall'altro, per sagoma, spigoli, personalità. Quasi si potrebbe dire che non sembrano uscite dalla stessa matita. Come mai? Beh, ma io sono così di carattere, per cui il mio carattere è estremamente volubile, o dipende cosa ho sognato quella notte o cosa ho mangiato la sera prima. Per cui le mie auto, come anche i miei oggetti, hanno pochi caratteri distintivi, ma perché io sono proprio così, non seguo un archetipo mai, a meno che non sia il cliente che me lo chieda, ma a me piace inventare. Me l'hanno chiesto i giapponesi negli anni 70, quando parlai con loro, erano molto attenti, mi hanno detto: ma come mai nel 67, 68, 69 si sono fatte tutte queste vetture e poi più niente? Perché in effetti quelle venute dopo erano discutibili. Gli ho detto: sono i casi, se ne sono accorti anche loro. È stata anche un po' una sua scelta l'aver lavorato da libero battitore al di fuori dei grandi gruppi. Certo, è stata una mia scelta, certo. Ma senza rimpianti. No, perché la Pininfarina mi veniva stretta, mi sentivo chiuso, per cui ho dovuto fare altre esperienze. Lei ha lavorato per un po' per gli altri e poi moltissimo da solo. Quando è il momento di mettersi in proprio? E cosa si perde e cosa si guadagna? Ma questo non si sa a priori. Comunque quello che si guadagna è sicuramente esperienza. E poi si guadagna la libertà di decidere, e questo è importante per un creativo, perché in un momento da soli si riesce a fare le scelte migliori o quello che si ritiene migliore. Io decisi di fare questa scelta dopo che feci un contratto con la Piaggio, per cui mi aveva garantito un minimo di sopravvivenza. E questa è una regola che lei consiglierebbe anche a un ragazzo oggi? Eh sì, bisogna fare così, anche avere un po' di faccia tosta, cioè di presentarsi e sapere cosa si può dare e poi farlo.
Eppure c'è qualcuno che pensa che sia meglio essere comandante in seconda su una grande nave che capitano di un peschereccio. Lei non è d'accordo? Ma io penso che comunque il capitano del peschereccio, adesso che ho capito, è l'unico che si diverte, se non altro, e fa quel che vuole. Anche patendo, cioè anche subendo le situazioni, ma fa parte della vita. Ma posso continuare? Perché normalmente chi si lamenta poi sono proprio quelli che sono stati comandanti in seconda. Perché? È perché poi non hanno mai deciso niente, per cui... Alla fine manca qualcosa. Alla fine manca qualcosa, certo. Senta, a parte i progetti di cui abbiamo già detto, quali sono i modelli di automobili a cui lei è più legato, quelli che sono venuti dopo? Sì, io ho abbandonato l'automobile per un certo periodo di tempo perché mi ero dedicato ad altre esperienze. Poi ho fatto dei lavori per casa estera, vetture di serie, ma non è che abbia un legame particolare, li ho fatti perché era un mestiere. Ma per esempio la Lotus, l'incontro con Colin Chapman, è stato un momento interessante? Sì, è stato un momento emozionante perché diciamo, il suo interesse nei miei riguardi mi aveva anche un po' stupito. Però ci siamo intesi molto bene perché la vettura che io gli feci era una vettura equilibrata, giusta, doveva essere un anti-Ferrari, e poi dopo le cose sono andate come tutti sanno, tragicamente. Paolo Martin, 43 anni, designer veneto di origine e torinese d'adozione, ha realizzato questa Uno monovolume. Realizzata in esemplare unico dalla carrozzeria torinese Maggiora, la Uno monovolume è nata dalla esperienza acquisita da Martin negli anni della sua intensa e feconda collaborazione con Michelotti, Bertone, Pininfarina, Ghia e Guzzi Benelli. Questa Halley, che tra l'altro ha vissuto una nuova giovinezza in queste settimane, perché è ancora bella oggi? Ma questa vettura stranamente piace più adesso che 30 anni fa. Ora ripresa e rivista su strada, provata, è una vettura efficientissima, molto aerodinamica, silenziosissima, e ha creato l'interesse di molte persone che la rivedono con altri occhi. Però l'automobile non è l'unico oggetto che lei ha disegnato. Lei ha fatto veramente di tutto. Per me l'automobile è semplicemente un oggetto come un altro. Per me è un problema da risolvere, che si chiama automobile, che si può chiamare anche una macchinetta da caffè o un'apparecchiatura da officina. Il problema è comunque da risolvere. C'è sempre il foglio bianco, c'è sempre la matita, c'è sempre l'impegno e il tempo passa. L'automobile forse è ancora l'oggetto più facile da fare. In che senso? Perché oggi si è molto facilitati dai materiali, dai sottosquadra che non esistono più, dai sistemi di costruzione. Dalle infinite possibilità. Ci sono infinite possibilità, mentre 30 anni fa era molto, molto più difficile. Senta, ma pensando un attimo a come è fatta un'automobile, a quanto è complessa, al fatto che ha una carrozzeria, degli interni, eccetera, il passare poi alle due ruote, al disegnare motociclette, potrebbe sembrare una scelta restrittiva. No, io sono di natura motociclista, io ho avuto tantissime moto e continuo ad andare in moto, per cui vivo la motocicletta come un attrezzo, cioè praticamente un attrezzo. E non è un mezzo di trasporto, è un prolungamento delle proprie capacità. Si usano le due mani, i piedi e anche il cervello ogni tanto. Tutto il corpo è coinvolto. Il corpo, e quindi non si è trasportati, la moto è una filosofia, è come suonare. Se uno entra in quest'ottica si aprono degli orizzonti impensati. Ho cercato di risolvere certi problemi che erano abbastanza dimenticati o comunque non evoluti negli anni 70. È stata una bellissima esperienza, sì.
E tra le sue moto, per esempio, non so, la Guzzi 850 Le Mans, è stata un fenomeno di rottura rispetto ad altri modelli. Sì, è stata una moto molto essenziale. È stata la prima moto a superare i 200 all'ora nel 72. Quindi è stato un riferimento. Dov'è che si riconosce la matita di Paolo Martin su una moto come quella? Ma non lo so, penso nel suo complesso. Ah, no, un momento. In queste moto io ho cominciato a disegnare le parti estreme, cioè i comandi, gli interruttori, i fanali, gli strumenti, mentre prima questo non era disegnato, si comprava. Cioè esistevano dei prodotti più o meno standard? Sì, poi si assemblavano e poi nasceva la motocicletta. E quindi siamo stati i primi a disegnare questi dettagli che hanno fatto la differenza. Senta, lei guardava le motociclette giapponesi di quell'epoca prima di disegnare le sue? Nel 72-73 era uscita la BMW, la serie R, e le Honda Four. Chiaramente le Honda erano molto vistose, erano molto esteriormente molto belle, la BMW era molto austera. Molto austera, molto tedesca, eccetera. E chiaramente i giapponesi avevano iniziato prima questo indirizzo della grossa produzione, dei milioni di pezzi, per cui erano veramente da considerare, cosa che poi si è verificata.